Bene, questi meccanismi che si autoalimentano sono estremamente pericolosi, perché se non li fermiamo immediatamente si potrebbe raggiungere il cosiddetto punto di non ritorno, tipping point. È per questo che a livello internazionale, qualche anno fa, forse l'avrete sentito, c'era stato un accordo nel limitare l'innalzamento della temperatura media globale di 2 gradi massimo sui livelli del 90, per non raggiungere questi punti di non ritorno. Non perché non ci fossero degli effetti con quei 2 gradi, ci sono, e come, e bisognerà adattarcisi. Però è importante non raggiungere questi punti di non ritorno e quindi agire subito. Purtroppo si predica bene, si razzola male. Negli ultimi anni le politiche che sono state messe in piedi in tutto il mondo, gli scienziati calcolano che porteranno a un innalzamento della temperatura media globale di 6 gradi. Cioè gli stessi governanti che hanno firmato quegli accordi internazionali poi hanno fatto altre cose che provocano un innalzamento di 3 volte tanto. Il che non sappiamo dove ci porti. Cioè, se dovesse verificarsi questa cosa, probabilmente la vita come oggi noi la conosciamo su questo pianeta sarebbe impossibile. Per raggiungere il limite dei 2 gradi, è curioso, dovremmo lasciare l'80% delle riserve di combustibili fossili conosciute nel suolo, sottoterra, quindi non usarli. Questo vi dà un'idea della difficoltà di tutto questo, sia per le compagnie petrolifere, ma anche per noi, perché non dimentichiamoci che tutto quello che noi facciamo dipende da quella roba che scaviamo dal suolo. Bene, avete visto che, insomma, è difficile la materia perché richiede un livello di cooperazione internazionale mai visto prima. È un problema globale e come tale va affrontato. Per questo il summit di martedì prossimo, no? Dell'ONU.